Voci dalla Sicilia classica. Leonardo Sciascia. Carissimi ascoltatori, sono Rosa Maria Di Liberti e vi do il benvenuto al quarto appuntamento con Leonardo Sciascia. Oggi ascolterete il racconto L'antimonio. L'antimonio è un gas, il grisù, chiamato dai minatori antimonio, che viene da antimonaco, perché spesso esplodeva tra le mani dei monaci. Il racconto, come abbiamo detto la scorsa puntata, solo nel 1961 entra a far parte dei Zii di Sicilia, uscito per la prima volta nel 1958. Un lungo racconto, un mancato romanzo, che parla delle condizioni bestiali del lavoro in miniera e dell'avventura dello scrivere, della guerra civile Spagna, guerra fratricida e assurda, e della Spagna come metafora del mondo, così come lo è la Sicilia. Spagna che Sciascia ha nel cuore. Il protagonista, che non ha un nome, parte volontario per la guerra in Spagna del 1936. Si finge fascista, pur di sottrarsi alla vita della miniera, come altri migranti meridionali. Un incidente nella zolfara, per lo scoppio del grisù, con le fiamme che lo costringono a scappare, mette in moto la narrazione. Si salva per miracolo. Avevo paura dell'antimonio. Mio padre c'era rimasto bruciato. Il gas o bruciava le viscere o gli occhi, e si poteva morire o rimanere ciechi. Quindi, espediente letterario, la grande paura dell'antimonio e quel po' di speranza nella giustizia. Finché l'ingiustizia sarà nel mondo, sempre ci sarà questo nodo di paura. L'ingiustizia dello sfruttamento degli zolfatari e dei salinari, dei minori, che barbaramente venivano utilizzati per questi lavori ad alto rischio. Nel 1894 si contavano 196 miniere in Sicilia e ci morivano i carusi. Un Leonardo Sciascia fu un caruso, il nonno del nostro scrittore. Uomini del mio sangue furono carusi. Spesso questi bambini erano figli naturali o orfani, i più indifesi tra gli indifesi. Per due secoli la Sicilia ebbe il monopolio dello zolfo. Tutto ne era circonfuso, imbevuto, segnato, osserva Sciascia. Come per Stendhal, ha le sue radici nella zolfara la storia dello scrittore, secondo Claude d'Ambroise, e ammette Sciascia. Senza l'avventura della zolfara non ci sarebbe l'avventura dello scrivere, del raccontare, per Pirandello, Rosso di San Secondo, di Giovanni. E per Sciascia, aggiungiamo noi. La realtà della zolfara porta quindi ad un atto di testimonianza e nello stesso tempo offre una possibilità di riscatto, che è appunto la scrittura. Come vedremo, ancora di salvezza per il protagonista del racconto che oggi ascolterete. Il nostro zolfataro tenta di spezzare il tragico destino che sembra tramandarsi di padre in figlio. Sceglie di partire per la guerra in Spagna. Questa gli sembra una scampagnata rispetto alla notte della zolfara. Almeno in guerra si combatte alla luce del sole, in superficie e non in gallerie sotterranee. Ma presto si accorgerà di essere passato dalla padella alla brace. Prima carne da macello, ora carne da cannone. In Italia, attraverso la propaganda fascista, la campagna in Africa prima, la guerra in Spagna poi, diventano opportunità di lavoro. Sciascia era un adolescente e di quel momento ricorda: leggevo i giornali e sapevo soltanto che l'Italia era grande e rispettata. Mussolini pronunciava discorsi che ascoltavo con piacere. Solo quando, al Circolo della Concordia, apprendistato per lo scrittore, incontra un reduce che parla sempre della guerra in Spagna, sente i suoi racconti e comprende l'amara verità. Egli aveva considerato giustissima la guerra, poi la lucidità della disillusione. Sente i suoi racconti
e comprende l'amara verità. Egli aveva considerato giustissima la guerra, poi la lucidità della disillusione, la stessa dello zolfataro che si arruola volontario per la crociata anticomunista, l'io narrante del protagonista dell'antimonio e l'alter ego dell'autore. Entrambi aprono gli occhi sulla guerra in Spagna, sulle guerre, sul fascismo. «Tieni presente», scriveva Sciascia a Gotor, «quell'io, cioè l'operaio che racconta in prima persona, vuole essere un noi. Cioè, c'è l'operaio che racconta, ma ci sono anche io, scrittore, come testimone del dramma». Bisogna sapere che Calvino, prima della pubblicazione del racconto, aveva ricordato al suo amico che non aveva un'esperienza diretta, testimoniale della guerra in Spagna. E Sciascia, per un momento, si pente di aver narrato in prima persona. Noi possiamo affermare che la sua empatia, la sua partecipazione alla sofferenza atavica dei carusi, degli zolfatari, ai limiti della sopportazione umana, a creare un legame forte tra personaggio e autore, che corrisponde a quello tra la Sicilia e la Spagna. La grandezza di una e dell'altra, le affinità sentimentali, culturali ed intellettuali. Sciascia conosce, per dolorosa esperienza, la situazione siciliana e il racconto vuole essere un tributo ai suoi paesani, a tutti i siciliani che hanno vissuto l'inferno della miniera. Ma è anche un tributo alla Spagna, che ha seguito con grande trepidazione nel suo momento storico più buio, perché aveva la Spagna nel cuore, così somigliante alla Sicilia. Cadice assomiglia a Trapani, il vino spagnolo al vino di Pantelleria, quei nomi, Bilbao, Malaga, Valencia e poi Madrid, Madrid assediata, era un amore. Ancora oggi li pronuncio come fiorissero in un ricordo d'amore. Sciascia, grande studioso di storia e letteratura spagnola, di Cervantes, Unamuno, Ortega, Lorca, si rende conto che se non si capisce fino in fondo cosa è stata veramente la guerra in Spagna, non si capisce niente del fascismo e del mondo contemporaneo, perché tutti gli errori e le speranze del mondo si sono concentrati in quella guerra. Così la Spagna di tutte le speranze e gli errori del mondo si accese. La Spagna, come la Sicilia, metafora del mondo. La guerra civile del 36 rappresenta tutte le guerre, pone il conflitto ideologico proprio della Seconda Guerra Mondiale e l'anticipa. Il fascismo, con la falange di Francisco Franco, da una parte, e i comunisti repubblicani, dall'altra. Il protagonista comprende di essere dalla parte sbagliata, lui contro i contadini e gli operai spagnoli, contro le speranze di gente della sua stessa classe, tanti poveri, disperati come lui. Da qui comincia una lunga maturazione del personaggio. Egli acquista la consapevolezza necessaria per conoscere il mondo e se stesso. Così inizia la sua rinascita. Lo stesso rapporto con l'anarchico mafiosetto Ventura, che vuole raggiungere la sua famiglia in America, gli fanno apprezzare la dignità di un uomo, l'impegno d'onore verso se stesso. Impara a non avere paura, a non lasciare il suo posto, a restare fedele ai suoi impegni. Infine, al nostro viene amputata una mano e ritorna prima al suo paese. In quanto reduce di guerra mutilato, gli offrono un posto di bidello. Non sceglie di restare nella sua terra, ma di vedere cose nuove. Ama l'avventura. Secondo Sciascia è la stessa figura dello zolfataro ad essere dirompente rispetto al mondo dei contadini, all'attaccamento alla roba e alla terra. Il protagonista va in Spagna, che sapeva appena leggere e scrivere, e ritorna, che gli pareva di leggere le cose più ardue,
che un uomo può pensare e scrivere. E allora la folgorante decisione. Sente come dovere civile di mettere per iscritto la propria esperienza. Ecco, la massima identificazione autore-personaggio. Ero preso dal furore di vedere ogni cosa dal di dentro, come se ogni cosa, fatto, persona fosse un libro. Anche un libro è una cosa, ma se lo apri e lo leggi diventa un mondo. Nasce così il racconto L'Antimonio e adesso Rosaria Leto legge per voi una riduzione del racconto L'Antimonio. Lettura tratta dal racconto L'Antimonio da Gli Zii di Sicilia di Leonardo Sciascia. Sparavano dal campanile, secondo i nostri movimenti, raffiche brevi di mitragliatrice o precisi colpi di fucile. Il paese era solo una strada cieca, case basse e bianche, e in fondo una chiesa dalla grezza facciata di arenaria, con due rampe di gradinata e un campanile a vela di tre arcate. Mi sentivo friggere la testa dentro l'elmetto infuocato. Della vampa del sole l'aria vibrava come dalla bocca di un forno. In ogni azione io e Ventura ci trovavamo vicini. «Arrivano i mori», mi disse. Nel campanile non dovevano esserci più di quattro uomini con due mitragliatrici. Ad un certo punto la mitraglia tacque. Solo il tapum dei fucili continuò a regolare. Quel tapum mi ricordava una lontana giornata d'estate, i banditi che dalle rocce sparavano sulla strada ai contadini per fargli lasciare i muli. I mori giunsero alle rampe della scalinata. Solo allora mi accorsi che la chiesa era precisa quella di Santa Maria del mio paese. Non vennero più colpi dal campanile. Poi si sentì una voce lacerata, come di un ragazzo che ha paura e sta per scoppiare a piangere. «Si arrendono», disse un giornalista originario del mio paese. Si aprì stridendo alla porta della chiesa. Vennero fuori due in tuta. Uno era ferito. Aveva in faccia colore di morte. Erano della FAI. Non avevano nessuna possibilità di fuga e lo sapevano. Ci avvicinammo tutti. Il ferito si accasciò su un gradino, l'altro si tolse l'elmetto. I capelli colore di paglia gli piovvero sulla faccia. Il gesto della mano per aggiustarseli la rifece donna. Aveva grandi occhi grigi. Era tedesca. Sorridendo il colonnello parlò ai mori. La donna gridò. Urlando di gioia i mori la trascinarono. Il giornalista disse, «Gliela regala, la faranno divertire, troverà più di quel che è venuta a cercare». E l'occhio gli luceva di malizia dietro il monocolo. «Se mi capita a tiro al momento buono», disse Ventura, «a quel giornalista del tuo paese gli caccio una pallottola nell'occhio di vetro». «E a quel colonnello», dissi. Ventura teneva un po' di mafia. Eravamo diventati amici un giorno che aveva preso a pugno un calabrese, cui piaceva vedere le fucilazioni. Appena aveva un momento libero diceva «Vado a vedere le fucilazioni», allegro come andasse ai fuochi di Santa Rosalia. Ventura gli disse che di fucilazioni non doveva più parlare e se aveva il gusto di vederle, che poi era un gusto da cornuto, andasse, senza rompere le scatole a persone cui veniva il vomito a sentir parlare di fucilazioni. Il calabrese aveva reagito, voleva dargli un colpo di baionetta. Ventura a pugni gli aveva gonfiata la faccia. Dopo la zuffa, invitai Ventura a bere un bicchiere di vino. Solo allora cominciai a capire che cosa era la guerra di Spagna, che io credevo i rossi fossero dei ribelli che volevano rovesciare un governo d'ordine. Ventura mi spiegò, la ribellione l'avevano fatta i fascisti spagnoli e da soli non ce la facevano a buttar giù il governo. Avevano domandato aiuto a Mussolini. E Mussolini dice, ma che me ne faccio di tutti i disoccupati? Li mando in Spagna e sto a posto. E poi non era vero che in Spagna ci fosse un governo di comunisti. Disse Ventura,
A me non importa niente del comunismo e del fascismo, ci sputo sopra. Io in America voglio andare. E come ci vai in America? Per questo sono venuto in Spagna, disse. Passo il fronte. Gli americani aiutano la Repubblica. Ci sono americani che combattono nelle brigate. Ce n'è una tutta di americani. Passo il fronte e mi metto nella brigata. Tu, mi disse quel giorno Ventura, e già il vino gli si volgeva in tenerezza per me. Sei uno di quelli che Mussolini si è levato dai... Un disoccupato sei. Facciamogli fare la guerra al povero disoccupato. Senza pane in Italia, in Spagna, un eroe diventa. Ora, seduti sui gradini di quella chiesa, che era in tutto uguale a quella del mio paese, avvitando tra le dita sigarette sgorbie, sentivo un gran bisogno di parlare e parlare come un ubriaco di me, del mio paese, di mia moglie e della zolfara in cui avevo lavorato e della fuga dalla zolfara nel fuoco della Spagna. Si sentirono dei colpi di fucile. «Hanno sparato al ferito», disse Ventura. Io dissi: «Verrei con te dall'altra parte per questo, per non sentire più le fucilazioni, per non vedere più scannare feriti, per non vedere quel che ho visto ora con quella tedesca, per non vedere più i mori, i colonnelli del Tercio, i crocifissi e i cuori di Gesù». «Al mio paese», continuai, «c'è per ora la festa dell'Assunta, la Madonna di Mezzagosto. Qui fucilano i contadini a gloria della Madonna di Mezzagosto. Per noi, per la fede nostra, solo le cose buone contano. Nelle pene Dio non c'entra, è il destino che ce le porta. Facciamo una buona domenica con il brodo e la carne e mia madre dice che dobbiamo ringraziare Dio. Portano a casa mio padre bruciato dall'antimonio e mia madre dice che il destino infame l'ha bruciato. Vorrei far vedere a mia madre che qui in Spagna Dio e il destino hanno la stessa faccia». Seduto sulla scalinata di quella chiesa, ho capito tante cose della Spagna e dell'Italia, del mondo intero e degli uomini nel mondo. Fino all'arrivo in Spagna non capivo niente del fascismo. Per me era come se non ci fosse. Mio padre aveva lavorato nella zolfara e anche mio nonno. E come loro, io nella zolfara lavoravo. Credevo in Dio, andavo a messa e rispettavo il fascio. Volevo bene a mia moglie, che l'avevo sposata per amore senza un soldo di dote. E lavoravo nella zolfara, una settimana nel turno di notte e un'altra nel turno di giorno, senza mai lamentarmi. Avevo solo una gran paura dell'antimonio, che mio padre c'era rimasto bruciato, e nella stessa zolfara. L'8 settembre del 1936, giornata di Maria Bambina, e in sua gloria in tutta la campagna del mio paese vengono accesi dei falò, avevo il turno di giorno. Mio zio Pietro Griffeo, che della zolfara era vecchio lupo, da diversi giorni raccomandava: «Ragazzi, tenete basse le lampade, c'è qualcosa che non mi piace». E anche quel giorno fece la raccomandazione solita. Dopo aver fatto colazione, riprendemmo il lavoro. Mio zio ancora raccomandò: «Basse le acetilene». E un minuto dopo, dal fondo della galleria, venne un ruggito di fuoco. Come avevo visto al cinematografo l'acqua precipitare dalle chiuse aperte, così il fuoco venne verso di noi urlando. Ma questo, sto pensandolo ora, non sono sicuro fosse proprio così. Mi vedevo il fuoco sopra e non capivo niente. Mio zio che gridava «L'antimonio!» e mi trascinava, e dalla bocca della zolfara, scalzo e nudo, corsi per la campagna, finché non sentii il cuore che mi schiattava. Mi buttai a terra piangendo forte come un bambino e tremando. L'indomani mi sentivo vecchio di 100 anni. Decisi che mai più sarei tornato alla zolfara. Sapevo che c'era una guerra in Spagna, molti erano andati a quella d'Africa e avevano fatto i soldi. Uno solo era morto in Africa del mio paese. E poi morire alla luce del sole non mi faceva paura. Mi vestii come fosse domenica
e andai alla casa del Fascio. C'era il segretario politico, che era stato mio compagno di scuola, ma io gli parlavo con tanto rispetto. Dissi: «Vorrei andare alla guerra, in Spagna». «Ecco», disse, «effettivamente c'è qualcosa, una richiesta di volontari è già arrivata, ma poi non è detto che si vada in Spagna». «Anche all'inferno», dissi. Mi arruolarono. Mia madre e mia moglie piansero. Io partii col cuore in pace. La Zolfara mi faceva paura. Al confronto, la guerra in Spagna mi pareva una scampagnata. La guerra vera cominciai a sentirla un mese dopo, nella battaglia per Madrid, che ebbe poi nome del paese di Guadalajara. È un ricordo d'inferno. E più per il vento che soffiava affilato come un rasoio, per la neve e il fango, che per le cannonate e le falci di mitraglia che venivano da ogni parte. Gli altoparlanti della Repubblica mettevano in testa delirio. Le voci parevano uscire dal bosco, dai rami sulle nostre teste. Erano nel vento, come avessero la sua stessa natura, nella neve. Alberi, vento e neve dicevano: «Compagni, operai e contadini d'Italia, perché combattete contro di noi? Volete morire per impedire agli operai e ai contadini di Spagna di vivere liberamente? Vi hanno ingannati, tornate alle vostre case, alle vostre famiglie». Il 15 marzo eravamo in pattuglia, ci fermammo ad un certo punto, sospesi e intenti al silenzio, come se ciascuno di noi avesse sentito misterioso avvertimento. Ci muovemmo e una voce disse: «Gettate le armi!» Come burattini girammo la testa a cercare il punto da dove la voce veniva. Venne una scarica, sparavano in alto, e la voce disse ancora: «Gettate le armi, arrendetevi!» Erano italiane le parole e la voce serena, che pareva ci invitasse in amicizia. Il tenente si ingannò, disse: «Non fate scherzi, siamo noi!» E con divertimento la voce rispose: «Certo che siete voi! Vi riconosciamo benissimo, gettate le armi!» Ventura fece un movimento rapido, lanciò una granata che esplose tra gli alberi. Io dissi: «Erano italiani, forse la tua bomba ne ha ammazzato qualcuno!» «Mi dispiace», disse Ventura, «ma anche se fossero stati gli americani che vado cercando, la bomba l'avrei gettata. In certe circostanze non c'è né Italia né America, né fascismo né comunismo. Oggi la circostanza era questa. C'era Luigi Ventura e c'era un tizio che voleva farlo prigioniero». «Ad ammazzare non c'è onore», dissi. «C'è onore anche ad ammazzare», concluse Ventura. Questo modo di pensare non mi era nuovo. Così pensavano i capomastri della Zolfara, che prendevano soldi da noi e dai padroni, e a noi assicuravano il lavoro e ai padroni il nostro buon rendimento, e chi non pagava li offendeva nell'onore. Dai altoparlanti, quando tacevano le voci che ci invitavano alla diserzione, veniva il canto dell'inno dei lavoratori. Mi davano quegli inviti, quelle dichiarazioni di fraternità, un greve fastidio. Anche le cose vere, gridate e diffuse dagli altoparlanti, assumono apparenza di inganno. Ma l'inno dei lavoratori mi dava sentimento diverso. Mio padre era morto nel 26. Io avevo 16 anni quando era morto. Il pensiero della sua vita e di come era morto non mi lasciava mai, ma avevo dimenticato che era stato socialista. E chi se ne ricordava più dell'inno? Era bella musica. Ad un certo punto pareva squarciasse pesanti nuvole. Le parole dicevano: «Sulla libera bandiera brilla il sol dell'avvenir». Davvero aprivano alla speranza. Circolavano ritratti di Franco giovane, che pareva un San Luigi Gonzaga con i baffetti. Aveva il volto pieno e liscio e quegli occhi chiamati al cielo. Mi convinsi che era uno di quegli uomini, ne conoscevo tanti nel mio paese in Sicilia, che sembrano calati da una pala d'altare e fanno tutto il male che un uomo può fare,
rubano e fanno ammazzare, per testamento fanno lascito a chiese ed ospedali. Sereno ed elegante, Franco era l'uomo che si è appena alzato dall'inginocchiatoio di velluto. Niente di buono c'è da aspettarsi da un uomo che prega sull'inginocchiatoio di velluto. Quando l'esercito di Santander volle arrendersi agli italiani garantirono la vita dei prigionieri. Ci diede soddisfazione che i repubblicani ci conoscessero umani. Fu però una soddisfazione amara che Franco si alzò dall'inginocchiatoio e informò Mussolini che era cosa da pazzi che un generale italiano se ne infischiasse degli ordini suoi e gli impedisse di fare limpiezza a Santander. Mussolini capì. Figuriamoci se non capiva la necessità di fare limpiezza. Anche lui ci teneva alla pulizia. Il generale Bastico se ne andò e la falange cominciò a far festa anche a Santander. Avevo sposato mia moglie per amore, l'amore che nei nostri paesi è fatto di sguardi furtivi, di incontri senza parole. Si suole passare da una strada e a un certo punto ti accorgi di una bella ragazza al balcone. Forse ieri era bambina. E da quel giorno, passando, ogni volta guardi a quel balcone e lei ogni giorno ti guarda. Poi vai alla messa di mezzogiorno ogni domenica per vederla. E ai tuoi occhi si fa sempre più bella. Sei innamorato e lei innamorata ti guarda. E tranne che ti vuole, non sai niente dei suoi pensieri, della sua vita e delle cose che le piacciono e delle cose che teme, niente del suo cuore, del suo modo di avere gioia o pietà delle cose del mondo. L'amore dovrebbe invece nascere dalla serena scoperta che insieme un uomo e una donna stanno bene per affrontare la pena, soprattutto la pena della vita, insieme per la vita e nella conoscenza del dolore e per aiutarci in questa conoscenza, e insieme nel piacere, che è un momento, e ci lascia col nostro cuore nudo ad intenderci meglio nel cuore. Così mi si illuminava il significato dell'amore, e scoprivo di non avere amore per mia moglie. Ho passato in guerra il più atroce Natale della mia vita. Tutte le immagini della pace della casa, la messa di mezzanotte, il gioco del 7:30 intorno al braciere, l'odore del cappone che bolliva in cucina, il colore delle arance sulla tovaglia bianca, venivano a far contrasto con la realtà della guerra. Ognuno negli altri si specchiava, si vedeva con la barba lunga, gli occhi lucidi, la coperta sulle spalle. Eravamo figure che facevano pensare ai prigionieri più che ai combattenti. E un po' prigionieri ci sentivamo, non tanto perché i rossi in quel momento vincevano e potevamo cadere nelle loro mani. Ci sentivamo in condizioni di prigionia per quella guerra che ci facevano combattere, quelli di noi che capivano perché capivano e quelli che non capivano perché non capivano. Non era la guerra nostra, insomma. Per chi pensava a combattere contro Franco sarebbe una bella guerra, e per chi invece trovava fosse una rogna che gli spagnoli avrebbero dovuto rasparsi da soli. Il 18 gennaio fu lanciata altra grossa offensiva. Dopo il primo scatto in avanti, il nostro reparto si era fermato per una mitragliatrice che ci bersagliava precisa tra gli alberi con quelle pallottole esplosive. Stavo dietro un tronco d'albero. E come dicono, faccia lo struzzo che nasconde la testa nella sabbia e crede così di avere trovato riparo. Con la testa riparata non credevo la mitragliatrice potesse beccarmi. Ero disteso bocconi e la mano sinistra, che mi si era intorpidita, distesa fuori del riparo. Fu come se l'aria intorno alla mano fosse diventata di colpo acqua bollente. Quel che si prova a vedersi improvvisamente una mano sanguinante, una mano che non è più una mano, è come essere sbalzati fuori di se stessi. Mi trascinai dietro la linea. Le dita, che non c'erano più, mi dolevano di bruciore. In infermeria il medico cominciò a lavorarci su e non sentì più niente. Forse per un momento svenni. L'angosciosa visione dei prigionieri,
le donne dei fucilati, nere di vesti e con gli occhi appassiti, e quelle dei grandi alberghi e le prostitute, tutte queste cose erano finite per me. Ma dentro di me, nei pensieri e nel sangue, la guerra di Spagna continuava ad essere viva. Ogni momento della mia vita si sarebbe intriso di quell'esperienza. In quell'esperienza erano ormai le radici della mia vita. Esse si muovevano silenziose in quell'oscuro nutrimento. La guerra mi aveva segnato di condanna nel corpo. Ma quando un uomo ha capito di essere immagine di dignità, potete anche ridurlo come un ceppo, straziarlo da ogni parte e sarà sempre la più grande cosa di Dio. Parenti ed amici venivano a far visita, mostravano un po' d'afflizione per la mano che avevo perduta, consideravano il mio avvenire di pensionato, scoprivano che in fondo c'era da ringraziare Dio che non mi fosse capitato di peggio. Poi domandavano: com'è la Spagna? Quasi fosse andato in viaggio di piacere e solo per incidente avessi una mano di meno. Terribile, io rispondevo. Restavano sorpresi. Le corride, le chitarrate, le donne dietro i rabeschi delle grate, i gelsomini, le processioni. Non era questa la Spagna? Non avevo sentito vibrare una sola corda di chitarra e le donne le avevo viste ubriache nei bar, non misteriose dietro le grate, e avevo visto altre donne agrumate, nera massa di pianto, dietro le porte dei comandi, e non avevo sentito il notturno odore dei gelsomini, né visto processioni d'oro e d'argento. «Ma è bella la Spagna», insistevano. «È come la Sicilia», dicevo. «Verso il mare bellissima, piena d'alberi e di vigne, all'interno arida, terra di pane, come diciamo noi, e di pane scarso. Sono poveri gli spagnoli. I poveri sono poveri peggio di noi, e i ricchi sono ricchi da fare spavento. In Spagna noi combattiamo contro quelli che vogliono spartire i feudi ai contadini. Combattiamo per i ricchi, Spagna. Per i ricchi, per i preti e per la sbirraglia», dicevo. «E come può essere? Per i preti e la sbirraglia si capisce, ma i ricchi Mussolini come porci li tratta. Per parlare può dire quel che vuole», spiegavo, «ma né io né voi vedremo mai togliere qualche cosa ai ricchi mentre Mussolini campa». Mia madre mi sentiva fare questi discorsi e con gli occhi e con le labbra mi faceva segno di tacere. Mio zio Pietro diceva che non mi riconosceva più. Ero partito che a stento riuscivo a dire una dietro l'altra quattro parole e ora parlavo come un avvocato delle cause perse. Mia moglie non diceva niente. Il libretto della banca con le 10.000 lire che era riuscita a risparmiare le pareva compensasse tutto. La guerra, la mano perduta, la repulsione che lei sentiva a guardarmi il moncherino o a sentirsi toccata. Non c'era stato mai amore tra noi. Bastava quel polso monco, sempre freddo come il muso di un cane, a inaridire il suo desiderio. Così certi fiori, appena toccati, prendono un colore di bruciato. Avevo scoperto che a pensare su me stesso e sugli altri e su tutte le cose del mondo stavo in un gioco inesauribile e mi sentivo come un acrobata che si libra sul filo, guarda il mondo in una gioia di volo e poi lo rovescia, si rovescia e vede sotto di sé la morte. Un filo lo sospende su un vortice di teste umane e luci, il tamburo che rulla morte. Insomma, mi era venuto il furore di vedere ogni cosa da lì dentro, come se ogni persona, ogni cosa, ogni fatto fosse come un libro che uno apre e legge. Anche il libro è una cosa, lo si può mettere su un tavolo e guardarlo soltanto, magari per tenere su un tavolino zoppolo si può usare, o per sbatterlo in testa a qualcuno. Ma se lo apri e leggi, diventa un mondo. E perché ogni cosa non si dovrebbe aprire e leggere ed essere un mondo? Quel che più mi feriva e mi faceva più solo era l'indifferenza di tutti alle tremende cose che io avevo vissuto e che la Spagna viveva. Il segretario del fascio mi fece chiamare un giorno
che la patria aveva risposto alle sollecitazioni sue. Si era ricordata di me e mi offriva un posto di bidello in una scuola, ma i bidelli della patria, cioè i posti di bidello di cui lo Stato disponeva, stavano nelle città dove c'erano scuole medie e superiori. I bidelli delle scuole elementari non erano statali. Bisognava dunque, il segretario ne era spiacente, che io andassi a prendere il mio posto in una città, magari in una città vicina. No, io dissi, è meglio una città lontana, fuori dalla Sicilia, una città che sia grande. E perché? Chiese meravigliato il segretario. Voglio vedere cose nuove, dissi. Avete ascoltato Voci dalla Sicilia Classica, programma a cura di Rosa Maria Di Liberti, Rosaria Aleto, Provvidenza Maria Mogavero, Mariangela Pupillo e Stefania Sperandeo. Le musiche sono Solitude di Renatus Cartesius e brani del gruppo di musica popolare Lorimest.